Giunti un attimo, Gioco 52, oggi siamo qui per continuare la nostra campagna su Darkest Dungeon e dovremo andare nel Dedalo, dove ci stanno gli uomini in maiale. Allora, meno torce, una chiave, una di questo, questi erano medicinali, bende, questo e questo. Forse un po' troppo, facciamo 1-1-1. Ecco, facciamo così. Facciamo un po' più di cibo perché, come sappiamo, questo gioco è infame. E può chiederti il cibo, tipo, fai un passo, no? Hanno fame. Fai un altro passo, no? Fanno guai a voi. Comunque questa qui è una... è la mia zona di base preferita. Perché la musica, la host che... Muah! Soprattutto se si gioca a bassa torcia, però... col cavolo che giochiamo a bassa torcia. Ma cosa abbiamo? Abbiamo un po' di... quanto è lunga? Vediamo un po'. Ok, qua ci vogliono le bende. Forse era meglio se prendiamo un po' più di roba. Vabbè, pazienza, dai. Beh, già 875, non è male. Però due stack di cibo è un po' tanto. Eccoli, questo deve sparire. 13, madonna. Facciamo l'affondo su di questo. Devo fare anche un po' meglio. Stress. Poi stress, malattie, tutto schifo. Andiamo avanti. Ok. Per fortuna. Tu fai in fondo qua. 5. Che palle, 5. Ci esci? Oh, high roll. Che culo. Facciamo. Andiamo indietro. Facciamo. Cosa faccio? Facciamo così. Così aumenta il critico, ho sbloccato la skill del colpo bruciapelo e anche dell'affondo e svanire. Vai avanti, indietro, avanti, indietro, mentre questo qui è un party in cui ci si muove abbastanza. Le prime tonalità si shufflano. Non so se si può dire si shuffle. Cioè si... è uno shuffle, dai. Vai indietro. Adesso tu fai così, va. E tu vai avanti. Ecco, in soldoni funziona così la questione. Allora, andiamo ancora. Oddio mio, sti qua sono bastardi forte. 7, giustamente. 7. Quanto ha la vita? 8. Ma no. Come gli ha fatto 0 di danno? Ah, perché ha fatto il critico, ok. Gli fa il critico e dà il danno. Cioè gli dà la protection. Dove si sto... sto party funziona, questo tipo di party funziona bene. Bravo, sparagli. Ti sparo io. Facciamo di questo. Niente, gli piace stressare Tesia. Si arriva? Ho schivato, sei un pezzente, sei. Oh, ma sto Fulvia qui è incredibile. Regà, basta. Ma la smettiamo? Niente. Grazie. Siamo già fin troppo stress. Abbiamo fatto due combattimenti e il Shield Breaker sta già impazzendo completamente. Ecco, fantastico. Più bleeding, vabbè, ti attacchi col bleeding. Sinceramente. Oh, ci sono quattro. Quante stanze sono? 7 stanze, però ci si mena forte qua. Ma fortissimo anche. Andiamo avanti. Vedi, fame, giustamente, perché non siamo contenti. Un po' di questo. Questa la tengo perché sono le... la lore. E quindi, cioè, se non le prendiamo adesso occupano slot in successione. Tu mori. Oh, mamma mia, raga. Ma ce la facciamo? Niente, devo far fuori 3 skill per ammazzarne uno, per favore. 9. No, niente, ce l'hanno con lei per forza. Nevrast pure. Malattia 30% di stress, fantastico. Però fenomenale. Oh, grazie. Ah! Fame bastardo. Io ti ammazzo così. Ah! Ok, non l'ha messo. Curiamo un po'. Fai questo. E ha preso il bleeding. Tu vai indietro anche se non serve.
Tone. Ok, abbiamo finito qua, prendiamo il prendiamo la Jade. Ho dovuto puntarmi perché stavo entrato qualcuno, come al solito. Ecco perché sono le 11:30, anche io mi faccio video quest'ora. Un'altra cosa? No, questa no. No, un'altra. I briganti. Perché ci sono i briganti qua? 10. Facciamo così, va. E così. E io t'ammazzo. Ho lo stun, vergognati. Uff. Menalo e accoppalo. Oh, un bel po' di soldini ci stiamo facendo. Quindi io direi di togliere queste porcate qua e mettere tutto a posto. Minchia. Eh no, altro stress pro. Cioè, niente. Malaria. Fantastico. Meno 10 di danno, meno 3 velocità, meno 10 PF max. Eh beh, mi sembra piuttosto logico. Perché no? Tumori. Curiamo un po'. 5. Oh, non riesce a fare più di 5. Ma aspettate un attimo. Il danno quant'è? 5-10. Cazzo, 5-10. Cioè, per favore. Ecco. Abbiamo il nostro, la nostra prima afflizione. Giustamente anche. E io... Questa zona anche della bella Orost, però c'hanno i nemici, porca troia. Spammano stress come se non ci fosse un domani. Ha fatto una mossa ad un cadavere, ma sei stupido. Vabbè. Niente, altro stress? Sì, ho capito, sta zitto. Posso? Grazie. Schivato, vabbè. Sembra giusto. Qualcuno qui sa fare le cose, qualcuno qui. Probabilmente ci saranno alcuni problemi di volume perché ho comprato un nuovo microfono. Però sto usando ancora quello vecchio, da bravo intelligente che sono. Dai, fai così. Fai di questo. E niente. Ai. Ok. Del cibo, questo che si può... Si può anche vendere questo, non è male. Altro cibo che non me ne faccio niente. Mettiamo questo. Tu fai, apri questo. Buttalo via. Oh madonna, è la stessa cosa. Andiamo di qua prima allora. C'ho le bende. Sì. Apri le bende. Del cibo. Raga, basta. Basta questo cazzo di cibo. Favore. La trappola dovrebbe essere uno di loro. 280. Tu allora vai. E la scatola, cosa c'è nella scatola? Due scartoffie. Vabbè, vediamo le scartoffie. Stai fermo. Ma guarda questo che comincia. Ti fa, oh, cosa hai trovato? Devo sapere cosa hai trovato, se no fa finire male qua. Altro cibo, giusto sia. Apriamo questo. Altro cibo. Beh, questo non serve. La pala non serve. Tu disinnesca di nuovo questa. Là. Facciamo l'ultima fight. Brutta questa fight in realtà. Oddio, brutta no, però non può... Ma sei... No, guarda sto rimbambito. Ma siamo impazziti? Ma guarda questo. Ecco quello che ti meriti. Dai dai. Ora va. Se no qua. Ma ritagli ancora. Speriamo di non avere un secondo di check. 9. Dai. Ma sì, dai, stuniamo. Tanto è l'ultimo fight. Non serve neanche curare. Oh, vedi, ha fatto tutto da solo.
Questo è buono, questo qua. Più 5 di critico. Non è male. Non è affatto male più 5 di critico. Là. Adesso voglio usare questa. Le erbe. Così magari. Beh, 250, buttali via. Quanto costa questo? 20. E cibo quant'è? 5 ciascuno. Ma è uno scam questo? È uno scam gigante. Non so. Mangialo, quello che ti dica. Perfetto. Fine. Fine della missions. 8800, non male. Cosa avete preso voi? No, che merda. Questa è terribile. Ma perché? Tutte queste passive discutibili. È veramente assurdo. Eccolo il nostro lino d'oro, beh. Perfezionista fa un po' schifo, però. Questa qui è una delle due classi mie preferite. Fa un'unità di dissanguamento e di... Oh, è un off-healer, praticamente. In realtà può anche giocare come healer normale. Mettiamo il primo. Mettiamo quello nero. No, dai, mettiamogli il primo, dai. È molto versatile come classe. Allora, tu... Questo, tu, questo, tu togli molle per il signore santissimo. Abbiamo, possiamo sbloccare, sì, 20, 20, e qua 15 è meglio di nuova. Posso farmi 20 busti? Forse. 18. Mi sa di no, forse sì, vediamo un attimo. Così magari riusciamo... Oh sì, che benessere. Dov'è tu? Tu, mani tremanti, devi sparire proprio dalla mia vista. Vediamo la prossima. Ok, questo potrebbe essere utile. Questo qui è utile. Minchia. Più due velocità. No, lui va bene. Questo va bene. Giglio, siamo a posto. Infallibile. Più 10 di danno a vita di distanza. Oddio, che sia il caso di buttare via questo. Perché possiamo anche dismetterlo e prenderci quello nuovo. Io direi di farlo, sinceramente. Perché questo è... Più 10 danno abilità a distanza. A distanza, corpo a corpo. Questo già... No, facciamo così. Facciamo una cosa un po' brutta, però, che ci sta. Quello è Tesia. Sì, via, via. Tu... Vattene. No, il PvP, maledetto. Prendiamo questo. Che è già buildato così, è a posto. Ed è infallibile. Più 10 danno a distanza. Questa distanza, questa distanza. È la grande, siamo. C'è qualcuno che ha stress ancora? No. Ok, vediamo la prossima da farsi. Io direi di fare almeno una quest almeno per zona. Dopo possiamo decidere dove andare. Io direi di andare qua e andare con di nuovo lei. Andare con questo, così lo rivediamo un po'. Ecco, prendiamo anche lui, dai. Prendiamo anche lui, così fa da healer. E prendiamo un Plague Doctor. Ok, questo sarà il nostro party per la prossima quest, che la faremo nella baia. Quindi dai, ragazzi, per questo episodio di Darkest Dungeon abbiamo concluso. Se il video vi è piaciuto, commentate e iscrivetevi. E noi ci vediamo ad un prossimo video.